Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video e questo forse potrebbe essere un video in cui c'è persone anche esterne perché attirate dal titolo quanto guadagno un canale a 3.000 iscritti che tratta il tema pattinaggio, quindi un tema sportivo, potrebbe essere interessante. Però prima di andare a svelare quanto guadagno questo canale nel 2020 vorrei fare una piccola premessa, magari per chi mi segue da più tempo e quindi da tempi della prima pandemia già o anche da prima. Sa benissimo che comunque io ho due scuole di pattinaggio generalmente, di cui una è morente per via della pandemia completamente, un'altra va bene, e in cui insegno una a Firenze. E vi devo dire una cosa, grazie a voi non sono entrato in depressione probabilmente, perché in realtà la prima pandemia l'ho vissuta molto tranquillo, grazie proprio a voi, perché comunque sì, mi sono messo a fare un video al giorno. Mi sono tenuto impegnato e in questo periodo tenersi impegnato è molto importante, ma quella ho subito peggio forse, è stata la seconda pandemia, quella di questi mesi invernali, perché comunque sia vedere perdere atleti, perché comunque sia le risso più un'altra volta, quindi tante persone so che non si riscriveranno nel mio corso e anche persone che erano molto brave a livello di tecnica e potevano avere delle associazioni nelle gare, averle completamente perse è stata una vera botta al cuore, se non anche passare al essere iper impegnato, al cui oh mio Dio devo trovare il tempo per accendere la videocamera e registrare, avere tutto questo tempo libero mi ha veramente un po' destabilizzato a livello anche mentale. Se ci si mette il fatto che nella prima pandemia ho lavorato a questa casa, quella che vedete ora, e poi uscirà un video in cui ve la presenterò, quindi l'ho costruito interamente io, comunque ero molto impegnato. Ora che la casa è completata e quindi di per sé non avevo altro da fare, mi sono veramente buttato giù a livello mentale. Ma grazie a voi ho veramente superato meglio questo periodo, mi sono sentito più importante o meno inutile e devo quindi ringraziarvi perché altrimenti avrei vissuto questo periodo senza il canale, ma veramente male. Per chi non mi conoscesse, io comunque sia un'agenzia, io lavoro in partita IVA, quindi mi devo pagare le tasse ogni 3 mesi, oltre ai contributi, oltre alle bollette della casa, quindi comunque sia, avevo fatto questo investimento di andare a vivere per conto mio, lavoravo come supporto grafico, grazie insieme ad Alessia, e spostavo camion vela, quindi facevamo questo rapporto di lavoro in un'azienda per terzi, però visto le scuole, visto gli spettacoli, avevo quasi lasciato quel lavoro per dedicarmi quasi al 100% a questi altri progetti, immaginatevi in piena pandemia, totalmente fermi, codice Ateco sbagliato, quindi neanche in grande uso rientrato, questo ovviamente perché non ci viene mai spiegato bene come aprire un'azienda nelle scuole, quindi è tutto nuovo quando vai in questo mondo, quindi diciamo che è stata veramente dura questo anno, però non mi voglio annoiare troppo con tutti i miei problemi, le mie beghe tra commercialista e cose del genere. Vi basti solo sapere che il mio investimento era spettacoli, scuole e poi comunque sia lavorare la mattina in questa azienda, ma riducendo le ore, tutto pum, in fumo, e mi ha aiutato tanto YouTube, non a livello economico, che poi guarderemo anche quanto si è guadagnato con YouTube, però a livello di soddisfazione, trovare gente che era contenta per i video che facevo, che li trovava utili, trovare persone che sono a trovarmi, che patinare con me mi ha reso felicissimo, guardate davvero, mi avete aiutato tantissimo. Cioè, voi non avete idea di quanto mi avete salvato, proprio letteralmente, perché grazie a voi non mi sono buttato completamente giù. Però, ora arriviamo al senso di questa cosa qui. Andiamo a analizzare un po' come è cresciuto il canale. Allora, il canale è esploso prima della pandemia, in realtà, che ha raggiunto i 1.000 iscritti, quindi si parla di aprile, mi sembra, una cosa del genere. Ok? E dall'aprile, mettici pandemia, quindi che siamo tutti più a casa, quindi tutti abbiamo più tempo libero per guardare YouTube, il canale è esploso in maggio fino a giugno. Facevo 500 iscritti al mese in media, maggio-giugno, per poi calare drasticamente a luglio-agosto, che per fortuna lavoravo tantissimo, quindi anche i miei video erano molto minori sul canale, fino ad arrivare a un settembre, sempre meno, fino ad arrivare a un ottobre in cui ho cominciato a lavorare e ho cominciato a fare tutorial, ho cominciato a fare tutto perché mi sembrava la normalità e ho deciso di portare sul canale due format leggermente diversi. Mi sono leggermente staccato dal tipo del pattinaggio per portare un format riguardante un cane e un format riguardante un po' più quello che volevo. Però in realtà non volevo mai che questi due format andassero a coprire il format principale del canale, quindi massimo un video a settimana o un video al mese di cose totalmente fuori dal tema del pattinaggio. Tutto il resto girava intorno al pattinaggio, che è oggettivamente anche una parte importante della mia vita. Ok, però adesso arriviamo al dunque.
Quindi, quanto si guadagna in un canale YouTube? Allora, innanzitutto io quante visualizzazioni faccio? Prendiamo in questo mese, quindi da 3.000 iscritti l'ho avuto a novembre, mi sembra, più o meno. Quindi abbiamo avuto novembre, dicembre, mettiamo ottobre, dai. Fine ottobre, novembre, dicembre, diciamo 3 mesi più o meno. Ok, quindi io nell'ultimo 28, nell'ultime 48 ore, io da oggi sto registrando, ho fatto 2.500 visualizzazioni. Se noi andiamo a vedere invece in 28 giorni, io faccio una media di 28.000 visualizzazioni, che sono veramente tante, visto i video che porto, realmente poche se non considerare che io quasi ho portato negli ultimi 3 mesi, quasi un, credo, metto una media di un video in 2 giorni, quindi veramente tanti video a causa comunque Covid. Ok, invece vediamo negli ultimi 90 giorni, in 3 mesi ho fatto 86.000 visualizzazioni, comunque mi porto dietro un meno 10% da quelle di maggio. Infatti, se voi pensate, io a maggio ho fatto la bellezza di solo in un mese 63.000 visualizzazioni, di per sé solo in maggio ho fatto più visualizzazioni che in 3 mesi ora. Però è normale, cioè capiamo anche il settore, siamo a inizio primavera dove il pattinaggio è tornato forte, ora siamo a dicembre in cui non c'è neanche rivista di ghiaccio, quindi la gente non è che si informa tanto per pattinare, anzi sono molto contento per questi risultati. Ora però visualizzazioni a parte, andiamo proprio a parlare invece di quanto effettivamente guadagno. Ok, come entrata, questa ora ve li metto anche magari a schermata. Negli ultimi 28 giorni io ho guadagnato 69 dollari. Ok, che quindi tradotti in euro sono un 52 euro e qualcosa, insomma, più o meno. Nel mese di dicembre, però, pieno, in realtà, contando il mese d'oggi, oggi è il 30 dicembre, ho guadagnato 71 dollari, quindi 2 dollari in più. Ok, nel mese di novembre ho guadagnato 73 dollari, ok, quindi 3 dollari in più, con meno visualizzazioni, ma perché a Natale YouTube fa passare più pubblicità, mi sono intrippato e quindi c'è un po' più di guadagno. A ottobre ho guadagnato 51 dollari, quindi molto pochi, si parla di 30 euro, mancavo. Ok, a settembre sempre meno, ok, fino ad arrivare in questo caso anche a maggio, che erano 57 dollari, però calcolate che c'è tutti i video anche di maggio ora sul canale YouTube, funziona così che te e il video che hai già postato comunque continua a produrre guadagno. Questa è una cosa molto figa e molto tranquilla, perché se smettessi di produrre video ora perché mi succede un incidente, i miei video vecchi continuerebbero a produrre del denaro. Questa è una cosa positiva di YouTube. Quindi in totale io quanto ho guadagnato da quando ho cominciato a monetizzare sui video? Ho guadagnato 466 dollari, che quindi in euro sono una 400 euro più o meno, 420 euro, una cosa del genere. Poi euro più euro meno, non ho fatto la conversione precisa. Allora, quindi arriviamo al nocciolo della questione: se conviene fare lo youtuber per denaro, allora, con un canale da 3.000 iscritti. Allora, secondo me è sempre sbagliato cercare di fare qualcosa di così particolare come rendere o fare video online per guadagnarci del denaro a breve termine. Perché comunque sia, la gente se ne accorge, risulti finto, risulti costruito, poi se sei bravo lo puoi fare, se i canali sono esplosi, perché sanno costruire veramente bene il video, sanno realizzare veramente a puntino, però ecco, diciamo che è più difficile. Generalmente se te hai un format onesto, simpatico e sincero, secondo me è una cosa più bella da vedere, lo vedi meglio il video. Ma dopo questo pippone, cosa vuol dire? Vuol dire che YouTube di per sé non dà tanto a livello economico, canali piccoli, però secondo me dà tanto a livello di soddisfazione, dà tanto a livello se uno lo prende per migliorare e capisce. Io per esempio, se uno parla veloce e molto incomprensibile, sto cercando di parlare in maniera più lenta, più calma quando me lo ricordo, non sempre, e mi aiuta anche a esporre meglio quando vado a parlare con altre persone. Mi aiuta a imparare una cosa nel montaggio video che non mi servirà niente a me, però una conoscenza in più che non fa mai male. Mi aiuta magari a trattare con negozi, con aziende, a conoscere marchi per pattinare, per poter aiutare le mie atlete a scegliere il pattino migliore e più giusto. Mi ha aiutato nel creare una community qui su YouTube, ma anche a livello esterno, molto forte, molto fidelizzata, che mi piace un sacco. Io sono veramente contento della mia community e mi potrei fermare qui, a questo numero qui, da qui all'eternità, e continuerei a fare video perché lo fo volentieri, e se aiuto anche una sola persona, a me va più che bene e torno a casa soddisfatto. In più, per me è un in più, è un contesto che metto a un obiettivo che vi racconterò più avanti, che ho, che non è quello di far soldi su YouTube e neanche di guadagnare su YouTube e neanche di trovare sponsor per YouTube, ma
ma è di aumentare una visibilità per un determinato obiettivo che ho io e che vi racconterò se vi interessa in un altro video. E adesso questo video è anche troppo lungo, quindi io vi saluto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete mi piace il video, questo soltanto se lo vuoi fare, altrimenti non importa.